Buongiorno, anzi buon pomeriggio, come al solito, anche oggi sto iniziando il vlog in pomeriggio, sono le 15 e un quarto quasi, io sto ancora in pigiama e poi vi spiego perché sto ancora in pigiama, adesso mi sbrigo perché ho appena acceso il forno e siccome fa molto caldo per rinfrescarmi ho deciso di mettere a cuocere le melanzane per poi una volta cotte fare la parmigiana di melanzane però in versione light, quindi solamente con il pomodoro sopra, con un pochino di formaggio e poi messe stratificate. Comunque adesso le devo semplicemente mettere tutte così con un po' di olio e le faccio cuocere in forno per non lo so bene quanti minuti. E quindi niente, appunto, mi voglio rinfrescare in questo modo, poi mi vado a fare una bella doccetta e ci vediamo più tardi. Allora, melanzane pronte, le ho condite, cioè pronte da infornare, le ho condite con un pochino di olio e poi un po' di sale. Adesso il forno è arrivato a temperatura, le inforno e le lascerò una mezz'oretta, credo, tanto poi le controllo. Allora, doccia fatta, ho tirato fuori adesso dal forno le melanzane, che in realtà queste mi sembrano già cotte, ci sono state una mezz'oretta, però ora passo quelle lì sopra e queste invece sotto e poi ecco le giro e così almeno cuociono anche un pochino dall'altra parte, ce le lascio giusto altri 10 minuti e poi basta, tanto comunque si cuoceranno anche un altro pochino con il pomodoro. Eccomi qua, io mi sono fatta la doccetta, adesso le ho rinfornate e ho messo un timer tra 11 minuti, cioè 11 minuti perché erano le 16:14 e quindi alle 16:25 precise suonerà la sveglia e le tiro fuori e le inizio ad assemblare proprio la vera e propria. Cioè, vera e propria la parmigiana di melanzane light, dopo vi faccio vedere. Allora, nulla, io quindi mi sono fatta la doccetta adesso e mi sono un attimino ripigliata perché oggi non ho concluso niente. Dovete sapere che ieri poi vi avevo detto che sarei andata a dormire, non avrei aspettato il mio fidanzato, ma non ce l'ho fatta, non avevo proprio sonno e quindi visto che tanto vi avevo salutato, mi sono messa all'editing del video tipo verso l'una e mezza. Me la sono presa proprio con comodo, poi ho cazzeggiato fino ad attenderlo. È tornato tipo erano forse 10 alle 4, così siamo andati a dormire verso le 4 e mezza. Sorpreso di vedermi ancora sveglia perché non ci eravamo sentiti, non gli avevo mandato nessun messaggio. Verso le 3 gli ho mandato un messaggio: senti, io sto ancora sveglia qua, non riesco a dormire. Lui, come? Non stai ancora dormendo? Va bene, rimani sveglia. Sveglia e fammi la camomilla appena arrivo. E infatti gli ho fatto trovare la camomilla calda. E dopo un po' ci siamo messi a dormire. E quindi niente, mi si è sballato tutto perché stamattina poi non siamo riusciti in realtà a dormire molto bene. Intorno alle 8:30 erano, sì, ci siamo risvegliati. E niente, poi ho dormito giusto un'oretta oggi a pranzo, quindi stasera siamo rimasti che adesso lui è riandato al lavoro, però tornerà non lo so bene a che ora stasera, comunque è un orario normale prima di cena, siamo rimasti che ceniamo per le 8 e alle 9 già siamo dentro al letto pronti per andare a dormire. Adesso stavo guardando un attimo là dietro mentre parlavo, dicevo ma che cos'è quella cosa? È il caffè macinato che ho preso ieri all'MD. Perché vabbè, quella macchina non macina il caffè, però abbiamo una macina caffè di Lidl e quindi niente, ho comprato quello e quello mi ha fatto venire in mente quelle che sono delle pesche. Ieri sera è vero che vi avevo detto che non mi aveva entusiasmato più di tanto l'MD, però se vi devo dire, ho assaggiato quelle pesche e sono. Mamma mia, sono proprio saporite, buonissime, dolci, saporite, fantastiche. Quindi io ritorno, mi stanno chiamando.
Eccomi, era mio padre. E niente, comunque dovrei andare più spesso anche all'MD, così come anche in quell'altro negozietto che invece stava lì al centro di Manfredonia, quell'altro supermercato dove invece ho preso i pomodorini Pachino, e li abbiamo mangiati oggi a pranzo, buonissimi, mamma mia, proprio saporiti. Invece io quelli di solito li compro da Lidl. E non è che sappiano più di tanto, o comunque anche in altri supermercati di solito i pomodorini sanno sempre di niente. E invece questi, mamma mia, saporitissimi, con il basilico, fresco, quello la piantina che avevo preso, qualche settimana fa, mozzarella di bufala comprata ieri sempre in quel supermercato in centro a Manfredonia, bruschettine e prosciutto crudo sempre del supermercato piccolino a Manfredonia. Oggi un pranzetto buonissimo abbiamo fatto. Poi pennichella e appunto il mio fidanzato è andato al lavoro. Adesso mi sa che prima di mettermi al lavoro e poi ci salutiamo perché io devo appunto lavorare poi perché a parte un'oretta stamattina non ho fatto più nulla. Mi metto subito a preparare qua il sughetto con semplice, proprio con un po' di olio di oliva, la passata di pomodoro, ci metto anche il basilico fresco, un po' di sale, un po' di pepe e poi inizio a fare questi strati delle melanzane che tanto tra un pochino saranno pronte e poi mano a mano ci metto anche delle spolverate di cacio ricotta, ci voglio mettere quello visto che l'avevo già comprato e sta in frigo. E nulla, dai, ora tra poco vi faccio vedere come faccio questa parmigiana light che a noi piace tantissimo, ce la proprio divoriamo e mentre la mangiamo ci sembra di stare a mangiare qualcosa di molto più, non so, grasso, succulento, perché comunque agli occhi ti inganna, sembra la vera e propria parmigiana e se vi devo dire a me comunque il sapore piace tantissimo e alla fine è semplicemente sono melanzane e pomodoro. Allora, primo strato fatto, ho messo il pomodoro, la passata di pomodoro l'ho condita con un pochino di pepe, con l'olio, il sale, lì c'è il basilico che ho preso adesso poco fa qua fuori in balcone, cacio ricotta, gliel'ho spolverato sopra e adesso vado ad aggiungere un altro strato, verrà bassa, verranno altri due strati credo, però vabbè, comunque per due persone va bene, ho solamente fatto un'infornata e sono tre melanzane grandi. Ecco fatto, ho finito di mettere tutte le melanzane, sono venuti tre strati. Di solito, cioè di solito è da tantissimo che la devo fare questa ricetta. Comunque quando la facevo almeno due infornate in modo che veniva una parmigiana che almeno durava per due pasti. Visto che tanto il forno era acceso, facevo quattro teglie in tutto di melanzane. Però vabbè, dai, questa ci basterà per un unico pasto in due persone. Adesso la inforno e poi verso la fine aggiungo altro basilico in superficie, se no poi mi si brucia. Mi si sta prendendo l'abbiocco. Sono 10 alle 19. Questo vlog ruota tutto intorno alla cucina e a questa parmigiana light, che ho lasciato in forno. Adesso il forno è spento già da parecchio. Sono venuta di qua per assaggiarla perché mi sta venendo fame. Il mio fidanzato ancora non è tornato a casa e io mi stavo tipo addormentando là davanti al computer, ma devo ancora continuare a lavorare. Ne avrò finché non torna lui. Adesso l'assaggio perché mi sta proprio venendo fame e ho sonno. Mi metterei a mangiare un pochettino e subito a dormire per la notte. Che profumino che c'è! Prendiamo una forchettina e adesso me l'assaggio un pezzetto. Assaggio in diretta. È buonissima, mamma mia, io questa me la finirei, eh? Ma poi alla fine potrei anche farlo, non ovviamente stasera, oggi, perché è anche il mio fidanzato, ma è proprio gustosa, è buonissima, quanto mi piace. Ok, ho mangiato più di un pezzetto.
Basta, andiamo. Allora, aggiornamenti, aspettate che vado di qua che c'è più luce. Aggiornamenti sono 5 alle 8, sono sempre più stanca, sempre più assonnata. Ho finito di lavorare poco fa, ho raccolto i panni, questo vlog noiosissimo, molto casalingo, però adesso voglio fare una cosina che non ho mai fatto, fatemi compagnia e non... Vabbè, allora vi faccio tutta questa cosa, sembra chissà che cosa debba fare. Siccome ancora non è arrivato il mio fidanzato, ho sempre più fame e poi abbiamo questa parmigiana che man mano sta diventando sempre meno. Ogni tanto vengo qua e mi mangio una parte. No, è rimasta poco più di metà. Siccome questa è solamente verdura, in poche parole, mi sa che faccio col tofu che avevo comprato all'Eurospin 2 settimane fa, quant'era? Quindi adesso mi vedo un attimo una ricettina veloce da fare in padella, perché c'è scritto che si può fare in padella, mi ricordo, avevo letto quando l'avevo comprato, sta in frigo. Così magari ve la faccio vedere anche a voi e poi lo assaggeremo stasera. Quelle sono proteine e poi abbiamo poi tutta la verdura e magari mangiamo un pochettino di pane come carboidrato. Allora, io veramente non so proprio come farlo, ho guardato una ricettina e però non ho ben capito. In questa ricetta c'era scritto che deve cuocere 15 minuti. Qua sulla scatola c'è scritto che è ottimo saltato in padella, quindi saltato in padella ci deve stare poco. Adesso ho messo a fare un soffrittino con i pomodorini. Poi ora tra poco lo tagliuzzo e lo metto dentro. Comunque, il mio fidanzato sta arrivando, quindi non lo so neanche se faccio in tempo a prepararlo adesso per cena. Dipende quanto ha fame, se vuole aspettare un attimo oppure, vabbè, intanto magari ci mettiamo a mangiare la parmigiana. Tofu in cottura e ci ho messo varie spezie. Ci vorrebbe anche un po' di salsa di soia, solo che non ce l'ho. Speriamo sia buono. Dai, un attimo. Allora, vi saluto. C'è mio figlio. Dai, dai, fammi finire. Dai, allora. Basta. No, guardate un attimo che è successo. Si è spaccato il piatto. Ho messo pausa, non lo so, mi è venuto spontaneo mettere pausa. No, vabbè. Allora, io ho finito adesso di pulire tutto, di pulire tutta la cucina. Prima si è rotto un piatto, vabbè, l'avete visto che si è rotto il piatto, mi c'è caduto sopra il telefono, però vabbè, al telefono non gli è successo niente, al piatto poverino sì. E niente, prima vi volevo dire come ci era sembrato il tofu. Buono, non è che sappia di molto, ma anche perché l'ho cotto veramente in pochissimo tempo, non ha avuto il tempo di marinare, di insaporirsi. Praticamente è una sostanza in sapore che voi potete fare come meglio preferite, quindi dare il sapore che meglio preferite. Invece la parmigiana di melanzane era buonissima, gli è piaciuta un sacco anche al mio fidanzato. E ho appena scoperto che invece questi gelati non gli fanno gola, quindi saranno tutti e quattro per me. Uno, vabbè, me lo so già mangiato ieri e stasera me ne mangio un altro. Mentre a lui ho portato adesso al divano il contenitore con le mandorle e le nocche, le nocciole tostate. A lui quelle cose gli piacciono tantissimo. E niente, adesso vado là anch'io e ci guardiamo un filmetto. Vedete, sì, sono le 9 e io sono stanchissima, proprio tanto tanto sonno. Immagino che anche lui sia parecchio stanco, quindi staremo un pochino lì sul divano e poi dopo poco, cioè tra un pochino andiamo a dormire. Vi saluto, vi auguro una buona serata e un buon weekend. A questo punto ci vediamo direttamente lunedì prossimo. Vi mando un bacio e ciao, ciao, ciao da me e dal gelato.